Inter merda azzurriole. A Natale l'Inter non vale, noi lo facciamo resuscitare. Ma che cazzo di gioco è questo? Che cazzo di gioco è questo? Giochiamo ancora di merda, sempre più di merda. Facciamo resuscitare anche i morti. Questo, abbiamo fatto sembrare questa merda di squadra una squadrona e una partita dura, dura, perché era un Juve-Inter. Abbiamo fatto sembrare una partitaccia. È una partita dura, una partita che potevi benissimo stravincere. Sembrava che avevano il cemento nelle scarpe, i giocatori, veramente, il cemento. Boh, io non c'ho parole, non c'ho parole. Partita tatticamente. Direi perfetta da parte di tutte e due le squadre, ma tra l'altro in Italia, come dice il grande maestro Sacchi, in Italia lo spettacolo nessuno lo chiede e quindi non c'è. Molti tifosi non si lamentano e quindi non c'è. Quindi io parlo anche un attimo solo. A parte che solito 1-0, solito 1-0, vabbè, solito 1-0. Ragazzi, io non voglio stare sempre nervoso, io sempre nervoso, cioè, veramente, io sono contento di aver vinto con i Merdazzurri. Perché con i merdazzurri siamo sempre contenti di vincere. Quello penso che tutti noi tifosi della Juventus contro il merdazzurri, voglio dire, una vittoria contro i merdazzurri comunque ci fa sempre piacere. Quello, su questo penso sia chiaro. Sia chiaro e tondo, eh. Quindi non me ne frega più di tanto il campionato, perché voglio quest'anno bisogna arrivare a Madrid e vincere la Champions, quindi. Però una vittoria con i merdazzurri. Ma abbiamo fatto sembrare i morti veramente. Cioè, poi io non capisco Allegri quando mette Costa gli ultimi 20 minuti. 20 minuti per Costa. Quando Costa è un titolare, ma veramente, ma questo è fuori di testa, ma tu sei pazzo, ma veramente pazzo, ma come cazzo si fa, ma come cazzo si fa a mettere Costa gli ultimi 20 minuti, come cazzo si fa, mannaggia Dio, mannaggia, mamma mia, ma questo è pazzo, sto allenando, è pazzo veramente, meno male che sono rimasti gli ultimi mesi, meno male, comunque, gol di Mandzukic. Marione, su cross direi di un ottimo Cancelo, e Cancelo dovrebbe fare secondo me o il trequartista o l'esterno di attacco, perché comunque veramente non, è mol, c'è sprecato in difesa, Cancelo è sprecato, ha imparato anche a difendere nell'Inter, quando era nell'Inter l'anno scorso in difesa peccava, ma adesso è migliorato. Solo che Cancelo veramente, io lo metterei a centrocampo a questo punto. Però comunque, ragazzi, manca sempre il gioco come sempre. Vabbè, questa non è una novità, quindi su questo non ci piove. Quindi, e non voglio sentire gente, perché siccome non voglio sentire gente che pensa, che non voglio che qualcuno pensi adesso, c'è la Champions prima, quindi le partite prima della Champions sono sempre, oppure con l'Inter sono sempre partite, dovevi stra annientarli. Comunque, li hai battuti lo stesso.
se fosse entrato, se fossero entrati, anzi, quelle palle in cui l'Inter clamorosamente ha sbagliato e ti ha graziato, adesso stiamo parlando di un'altra partita. Però come al solito in Italia tutti guardano il risultato, come dice il grande maestro Sacchi, e nessuno guarda il gioco e i meriti. Secondo me il pareggio sarebbe stato giusto, devo essere sincero, il pareggio sarebbe stato giusto. La cosa che mi fa più paura, ragazzi, è non ammettere questo, che comunque il pareggio sarebbe stato giusto, ma non è questo che mi fa paura ammettere, non è questo. La cosa che mi fa più paura è che quando incontreremo i squadroni ce ne daranno delle, cioè, ci daranno due o tre pere. Se in una semifinale di Champions al posto di Gagliardini si era trovato Rakitic, adesso stavi a casa. In casa non puoi, in casa devi schiacciare l'avversario, in casa l'avversario deve entrare in area 1-2 volte, ma è, già è tanto. In casa devi mangiarti anche l'erba. Siamo la squadra più forte d'Europa insieme al Real e Barcellona, ma stiamo scherzando, ragazzi, ma stavamo giocando contro i merda azzurri. Ma io non lo so, veramente, io non lo so. Comunque, a me la cosa che preoccupa di più è questa. Appena incontreremo i squadroni in Champions, vedrete, ricordatevi questo giorno, Juve Inter, vedrete quello che ho detto, che se è vero, anche quello che ho detto, sicuro, che già mi sento già sta cosa. È incredibile. Poi, a parte che succederà questo, secondo me, ma non solo per colpa del gioco, anche per colpa del centrocampo. Abbiamo un centrocampo. Al centrocampo adesso tutti fanno quello che vogliono, tutti i nostri avversari. Altra cosa, non so se siete d'accordo, scrivetemelo nei commenti. Al centrocampo tutti fanno quello che vogliono, quando poi noi al centrocampo abbiamo sempre sovrastato gli avversari. Incredibile, al centrocampo un Pogba serve, un altro centrocampista serve. Incredibile. Scusate per la qualità del video, perché comunque siamo in macchina. E ragazzi, che dire? Inter merda azzurriole. A Natale l'Inter non vale e noi lo facciamo quasi resuscitare. Inter merda azzurriole. Voi perdete 1-0 e noi vinciamo. Inter merda.